Va bene, ci siamo, sì. Bambini. Ok. Allora, quindi recuperiamo un attimo tutto il ragionamento per capire un po' di più e provare ad entrarci un attimo su quest'idea di psico biofisica. Capirete da soli che in realtà l'idea di biologia è a sua volta una schematizzazione, un artificio, perché abbiamo bisogno di spiegarci alcune cose senza ripetere continuamente il paradigma di fondo. Paradigma di fondo è quello che vi ho detto, il principio unifenomenico. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che tutto ciò che esiste in termini di materia è puramente etere, materia indifferenziata. Guardate che questo concetto noi lo ritroviamo anche nelle idee del signor Gurdjieff quando parla di idrogeno. Perché Gurdjieff parla della sostanza dell'universo in questi termini, dice tutto quanto è idrogeno. Poi pone in basso, e quindi usa come unità di misura, usa la lettera H di idrogeno, e in basso mette dei numeri, e a seconda del numero quella materia acquisirà una vibrazione, cioè capite, nel concetto di Gurdjieff c'era già la psicobiofisica, o nel concetto della psicobiofisica ci sono le idee di Gurdjieff, cambia poco. Perché? Perché che cos'è che determina il numero per cui quella materia indifferenziata, idrogeno, assume la forma del legno, della plastica, della carta o via dicendo? La vibrazione. La vibrazione viene da psiche. Perché il mondo non etere è tutte le vibrazioni possibili. Sono tutte. Oh, l'uomo dovrebbe essere mappato. Capite? Il problema è che noi vediamo la forma, ma in realtà la forma è data da tutta una serie di onde. Cioè l'essere umano può essere mappato anche con delle onde, con delle frequenze. Faccio un esempio che così ci capiamo. Quando voi fate la risonanza magnetica, avete presente come funziona? Sei sdraiato e vai dentro questa cosa. O c'è il dispositivo che scorre lungo la persona, o la persona viene infilata dentro questo tunnel. Che cosa poi è il risultato finale? Il risultato finale sono tutta una serie di fotogrammi che sono in realtà i passaggi che fa questo sensore che rileva le emissioni elettromagnetiche del corpo e quindi poi ricostruisce l'immagine. Quindi in realtà la risonanza magnetica non va altro che a leggere le emissioni che vengono delle frequenze, cioè quello che viene emesso, che poi in realtà, come ho già detto prima, l'elettromagnetismo è un'apparenza. E qui lo so, adesso mi perdo, perché per quello bisogna fare la facoltà di psicobiofisica, perché si fa una lezione alla volta e piano piano uno in un piano triennale riesce a capire delle cose di più. Però vediamo se riesco comunque a articolare un pensiero tale da farvi intendere lo stesso la questione. Quindi il discorso della nuvola di etere va ancora di più, perché ok, io sono una nuvola di etere, ma questa nuvola di etere ha la forma che ha perché è stata centromossa o comunque è stata stimolata per acquisire questa forma. Cioè quindi c'è un continuum della materia, che è l'etere, che è oggettivo, prende forma grazie al fatto che in punti specifici viene stimolata. Vediamo se riesco a farmi capire un po'. Immaginate qua una vasca d'acqua.
non la muovo, è ferma, questa a un certo punto avrà una sua stabilità, immobile. In un punto inizia ad applicare una vibrazione, perché il centro muovere, anche lì, è un concetto, perché altrimenti noi torniamo con la concezione dello psichismo precedente, dove immaginiamo qualcuno che da fuori con un cucchiaio va lì e fa fare un vortice. In realtà il vortice si crea perché in quel punto di azione o di contatto viene posta una vibrazione, quella vibrazione muove l'etere che si organizza in spirali, cioè in vortici. Riesco a fare, ragazzi, lo vedete continuamente quando guardate quei video di cimatica, dove c'è il mega woofer, il lastrone sopra, là sopra c'è questa polvere, parte la vibrazione e questa polvere comincia a muoversi e si organizza, guarda caso, no? Usando quell'archetipo, com'è che si chiama? Ve lo disegno, che sicuramente qualcuno di voi l'ha già visto. Avete capito chi è? Che poi al suo interno è? Frattale. Sì, frattale, ma c'è un nome, questo frattale. Vabbè, non importa, adesso non mi viene. Quindi, già riusciamo a capire, cioè qua c'è solo vibrazioni, un mare di vibrazioni, tutte le vibrazioni possibili, a frequenze diverse, ok? Quindi, la biologia poi, di che stiamo parlando? Stiamo parlando del corpo umano, gli organi di senso, ma il corpo umano è fatto di materia. E quindi se è fatto di materia, vuol dire che neanche gli organi stessi, a loro volta, nel microcosmo, sono vortici centromossi. Cioè, come ho fatto vedere prima, in realtà c'è, ecco, partiamo col sistema solare e poi lo facciamo diventare il microcosmo. Quindi la nostra vasca di prima d'acqua, che succede? Una vibrazione particolare, il sole, che crea un vortice, quindi questo fluido, perché la grandezza è che lui, attraverso le leggi della fluidodinamica, spiega tutti i comportamenti sia del microcosmo che del macrocosmo. Sta lì l'unitarietà della teoria delle apparenze. Allora, ritorniamo alla nostra vasca. C'è questa cosa, oppure se io tolgo il tappo sotto, che succederà? Che l'acqua comincia a scorrere in quella maniera lì. Da qua continuo ad alimentarla e io mi troverò un vortice centrale che fa sì che quest'acqua giri in questo modo. Comunque, ritorniamo al discorso della vibrazione del sole, quindi una bassissima frequenza, perché attenzione, più è alta la vibrazione, capite le stronzate che vi raccontano? Che ti dicono? Che devi vibrare in alto. No, aspetta. Se vuoi vibrare in alto, allora la tua frequenza deve essere molto bassa. Questo cellulare emette qualcosa come 15 milioni di Hz. È un'alta vibrazione, ma estremamente nociva. Il tuo cervello funziona in fasce di onde che vengono chiamate teta, beta, delta, gamma e via dicendo, perché si è stabilito che da quel range a quel range corrisponde quel tipo di frequenza, ma sono tutte frequenze contenute tra 1 e i 20 Hz, sono frequenze bassissime. Sapete qual è la frequenza di questa parte qua? Che è quella poi dove realmente iniziamo a parlare di anima secondo il concetto filosofico antico? Sotto. Molto sotto. Capito perché il mantra del tibetano sposta le masse? Perché e quindi figurati la frequenza che sposta un sole, che cosa sta emettendo. Quindi c'è questa frequenza che è il sole e produce questo movimento nel fluido. Poi in punti diversi noi abbiamo la frequenza per ogni pianeta, che è diversa, tant'è che il vortice che produce è inferiore. Cazzo, ma non sono i logos di cui parla l'esoterismo, l'intelligenza che muove i pianeti, che non è della materia.
La materia non ha la qualità di centromuoversi, la materia è inerte, l'etere, viene centromosso grazie all'introduzione di questa vibrazione esterna. Che cosa accade? Che lo capiamo da soli. L'orbita del pianeta Terra, che ruota intorno a se stesso, quindi è una vibrazione, l'effetto che io osservo, quindi per quello è un'apparenza, è che ruota intorno a se stesso, anche poi l'orbita che produce intorno al Sole è dovuta al fatto che esiste un effetto Magnus tra la rotazione del singolo Sole con il movimento di fluido del Sole. Sapete cos'è l'effetto Magnus? Cazzo ragazzi, Biscardi, quando fa col moviolone il rigore, che ti fa vedere la barriera, il calcio di rigore, il tizio che dà il calcio alla palla, e grazie al fatto che c'è un vento laterale, questa palla fa un movimento. Effetto Magnus, si dice. Quindi che vuol dire? Il Sole gira, ruota a questo vortice, qui ha un altro vortice, l'orbita è perché questo sta entrando all'interno del vortice. Questo come dovrà girare? Se questo gira in questo senso, questo deve girare in senso opposto, se no va a finire dentro. Ecco che vediamo le orbite che si producono. Ma in realtà, capite, è sul continuum che si sta processando tutto questo. E quindi anche qui Todeschini fa saltare l'impianto della fisica dei quanti, perché la fisica dei quanti ti parla di... perché sono quanti? Dice quanti discreti, cioè tra un quanto e l'altro c'è il vuoto, e no, c'è il continuum. Quindi il quanto che osserva la fisica dei quanti non è altro che la cresta dell'onda, del movimento che viene prodotto. Quindi questo è il sistema solare. A sua volta questo Sole dipende da un vortice più grande, un'influenza, chiamatela come vi pare, una vibrazione più grande, che un Sole di classe superiore, che a sua volta è sotto un altro Sole, e tutto quanto viene rifiltrato all'interno perché si possa avere in questo pianetucolo delle forme di vita. E mi sta ancora a dire che sono un caso cacato per sbaglio sul pianeta, dopo che l'inventore del marchingegno si è sforzato così tanto per arrivare a produrre una condizione per cui, quindi rifiltrando tutte le vibrazioni al punto tale da potersi ci concedere di avere un posto qui dove far camminare quest'altro popò di roba che ci cammina a cazzo senza una ragione, cioè, capite? Ma come fai? Ci sarà una cazzo di ragione, e che adesso ti sfugge, più aumenta la tua consapevolezza e più cominci ad afferrarla. Perché niente a caso, in quel senso, non niente a caso, ormai come lo chiamano, niente a caso, mi hanno graffiato la macchina, niente a caso. Vabbè, te la racconti perché così almeno ti rompi di merda. Però, capisci, niente. Questa stessa cosa noi la ritroviamo alla fine nel mondo più sottile, cioè quindi a livello degli atomi funzionano uguale, nello stesso modo, vibrazioni. Ragazzi, per capirci, quello che tu osservi, le particelle, è come quando tu vedi un mulinello di vento che passa dentro, che attraversa sulla strada, una strada impolverata, che vedi? Vedi la polvere e lo vedi il mulinello. Quindi sapete per cosa, come fa Newton? Perché tutto il gioco avviene in questo bivio. Cartesio, Newton. Newton sostiene che ci sono forze che provengono dalla materia stessa, misteriose, non si capisce un cazzo, e Cartesio dice che invece l'universo, la materia è etere. Cioè, capite, non è che se l'ha inventato Todeschini. Cartesio parlava in questi termini. Esiste l'etere, e l'etere è mosso da forze esterne, estranee a lui. Questo sostiene che invece c'è il vuoto e che... ma allora, cioè capisci, se c'è il vuoto e c'è l'inerzia dei corpi, quindi tu stai dando l'idea che c'è una massa qua, che è inerte. Perché secondo la teoria, prima legge di Newton, è quello, l'inerzia. Ma chi cazzo l'ha spinto sto pianeta a iniziare a fare, a percorrere l'orbita? Lui ti dice, forze misteriose della materia stessa. E invece
Cartesio, che secondo me ne sapeva un po' di esoterismo, dice no, guarda, non lo poteva chiamare Logos, però dice, guarda, ci sono evidenze primarie, evidenze secondarie, per cui c'è tutto quest'altro discorso. Va bene, se non sto troppo ad entrarmi, se no mi perdete, già vedo le facce confuse, così. Voi tenete duro, perché arriva il momento in cui capite, ok? Quindi questo è, e questo quindi me lo ritroverò anche a livello atomico. Faccio un esempio. Provate a pensare. Che cos'è un flusso? Così capiamo perché l'elettricità è un'apparenza. Cos'è un flusso di corrente? C'è una corrente di elettricità. Che cos'è? Sono particelle, elettroni, giusto? In movimento. Ma se la particella è etere, questo è perché tu fissi la tua visione con un sedicesimo e dai sempre consistenza, forma alle cose. In realtà è un flusso di etere che si sta muovendo. Non è il flusso luminoso di Pisti Sofia, quando dice ho acceso il mio flusso luminoso. Io vi farei, l'avete portato via. Capitolo 98, leggetevi il capitolo 98 di Pisti Sofia e trovate che parla negli stessi termini. Dice, magari se qualcuno lo trova ve lo leggo e ve lo spiego alla luce di quello che è. Ok, grazie. Allora, dice, ma quel mistero, sebbene sia l'unico mistero, equivale a tre misteri di tipo diverso l'uno dall'altro. Inoltre, sebbene sia unico, equivale a cinque misteri di tipo diverso l'uno dall'altro, sicché questi cinque misteri, nel mistero del regno dell'eredità della luce, sono uguali l'uno all'altro, ma il tipo di ognuno è diverso da quello dell'altro, e il loro regno è più eccellente e più elevato dell'intero regno dei dodici misteri del primo mistero, ma nel regno essi sono uguali all'unico mistero del primo del regno della luce. È chiarissimo. Dovete fare questo processo mentale e di collegamento. Il primo mistero che ha tutti questi misteri è il mistero della vibrazione. È il non etere. E quindi ti dice che nonostante sia separato, poi, ovvio i numeri sono, capisci? Ma quel mistero, sebbene sia l'unico, qual è l'unico? Cioè il mistero qual è? Il mistero che muove l'etere. Come mai? Perché questa cosa accade? Adesso al nostro livello di consapevolezza è un mistero, ma colui che ha scritto, che probabilmente sa di che si tratta, ti dice quel mistero che è l'unico mistero, però... lo riprendiamo, così lo facciamo un pezzo alla volta. Sebbene sia l'unico mistero e di quale equivale a tre misteri diversi l'uno dall'altro. Che vuol dire? E il tre è simbolico, è come dire le molteplici vibrazioni sono tutte riconducibili all'unico grande mistero. Tant'è che si produce ancora in là e dice inoltre sebbene sia unico equivale a cinque misteri. Uno dice cazzo qua non finisce più sta storia. No, perché tu non ti devi far ingannare, questo è l'agguato per la mente affinché l'anima riconosca la stranezza e cominci a farsi la domanda più importante, cioè ma quale, che cazzo è il suo mistero? Se lo sperimenta è ancora meglio. E quindi va avanti, vedi, il tipo l'uno dall'altro, sicché questi misteri nel mistero del regno il regno dell'eredità della luce. Qual è il regno dell'eredità della luce? È ancora il non etere, l'immateriale, il mondo spirituale. Capisci? È chiarissimo, è la palesiano. Perfetto. Perché sono perso? Della luce. Sono uguali l'uno all'altro, ma il tipo di ognuno, vedete le parole, sono magia in questo caso. Il tipo di ognuno, cioè il tipo di ognuna vibrazione ha una sua qualità diversa. Il pensiero ha una qualità diversa del sentimento, ma tutti sono riconducibili a un unico grande mistero, cioè il mondo delle vibrazioni. Per adesso lo chiamiamo così al nostro livello di consapevolezza. Dovete capire che è sempre uno schema.
noi cambiamo da un sistema cognitivo a un altro. Ragazzi, non si fanno salti. L'altro, viene diverso dall'altro, e quindi eccellente, più elevato dell'intero regno dei 12 misteri del primo mistero, capite? Dopo il gioco è facile e non ti perdi più nella trappola. Così pure nel regno della luce i tre misteri sono uguali, bensì il tipo di ognuno è diverso dall'altro. Conclusione finale, ti sto imbrattando il libro, mi dispiace. Sarà unico. Anch'essi nel regno sono uguali all'unico mistero del primo mistero, nel regno della luce. Diverso è pure il tipo di ognuno dei tre. Poi lo ripete per fartelo vedere da un altro punto di vista, ma ti sta dicendo ancora la stessa cosa. È il tipo della figura dell'uno e dell'altro. Vediamo se procediamo un po' avanti. Il primo mistero del primo mistero. Se tu compi il suo mistero, se tu ti ci fermi, se tu lo compi bene in tutte le sue figure. Quali sono le sue figure? In tutta la gamma delle frequenze. Se lo compi vuol dire l'attenzione più che là fuori, dentro, al tuo mondo interiore. Ragazzi, noi siamo prigionieri dentro questa scatola. La parte reale non è là fuori, è qua dentro, quando tu chiudi gli occhi, per quello che non vedi più niente, perché sei dentro la scatola. Ma in quella scatola c'è tutta la potenza dell'universo. Capite perché sei immagine e somiglianza? Perché questa cosa è l'equivalente di un altro universo, che sei tu che centromuovi. Ma in questo caso, siccome noi non siamo i proprietari dello smart uomo, ma abbiamo app che ci sono, capisci? Siamo tutti brandizzati. Ma com'è possibile, ragazzi, che un uomo di una certa età, cioè il sottoscritto, gli regalano per la prima volta uno smartphone, appena lo vede, che io già sapevo, ho visto già il brand qua dietro, comincio a guardarlo, vedo tutte le app di Tim, i servizi, cose, mi gira il cazzo, me ne devo andare su internet e lo devo minimo craccare. La prima cosa che faccio è sbrandizzarlo, ma io non so neanche che cazzo vuol dire questa cosa, tant'è che quando mi sono messo su Google ho scritto togliere le app di Tim, non veniva fuori un cazzo, fino a quando ho capito, a furia di vedere altri link, che si chiamava sbrandizzare, e quindi sono andato sempre più preciso a quello che cercavo. Alla fine ho scaricato un software che me l'ha sbrandizzato, ho seguito le istruzioni, ho cominciato a farmelo mio, e poi ho iniziato a vedere che però, cazzo, Google, quando andava a guardare i processi, c'era sempre un cazzo di processo di Google che si attivava. E io dico, non sono su internet, questo mi serve per telefonare, ma perché Google se deve fare i cazzi miei? Lo terminavo il processo e si riattivava subito, ho detto, com'è sta storia? E allora inizi un'altra ricerca e ti metti lì, fino a quando scopro quest'altra cosa, che devi essere super user, devi avere i privilegi di root, per cui tu dopo vai dentro lì e gli fai il culo a Google. E adesso su questo telefono ci va solo quello che dico io, perché sono il super user. Capite l'analogia? Ecco. Quindi non si smette mai. Non si smette mai. Stress, perché è una guerra. È una guerra continua. Non si smette mai. Vediamo se trovo un altro punto che mi interessa. Allora tu esci su, eccolo qua, guarda qua. E se tu compi il suo mistero, se tu ti ci fermi, se tu lo compi bene in tutte le sue figure, allora tu esci subito dal corpo. State capendo? Non che muori, esci. Vai da un'altra parte, vuoi uscire da Matrix. Esci subito dal corpo, diventi un grande flusso luminoso. Cazzo, ragazzi, ma fa impressione sto libro. Diventi un grande flusso luminoso, attraversi tutti i luoghi degli acconti e tutti i luoghi della luce, mentre tutti hanno paura davanti alla luce di quell'anima, fino a quando lei giunge nel luogo del suo regno. Qual è il luogo del tuo regno? Questo, da dove sei sempre stato, è che sei stato ingannato. E infatti, se facendo un parallelo con Filippo, chi è che inganna l'uomo? L'arconte. Quindi l'arconte chi cazzo è? Da scoprire. Piano piano più aumenta la tua consapevolezza e più inizi a capire chi è che ti frega. E il cane mica lo sa che tu lo stai fottendo a dargli da mangiare tutti i giorni le crocchette, perché vuoi che lui dopo ti faccia, ti scodinzoli.
Chi è l'arconte? Ma boh, ma chi lo sa? Per noi allo stato attuale l'arconte è il sistema cognitivo, è l'organizzazione, è il modo mentale. Dov'è il demone? E il demone è il sistema cognitivo che ti fa vibrare in certe frequenze, capisci? Le basse frequenze, non so, le infradimensioni, che c'è uno che mi ha detto che sono già infradimensionato, e quindi state attenti perché voi ne state a venire con infradimensioni con me, che cazzo, sono cazzi vostri, così imparate ad ascoltarmi. Quali sono? Dove sono le infradimensioni? Sono altre frequenze qua. Ma chi è che finisce per obbligarti a rimanere sintonizzato nelle infradimensioni? Il tuo sistema cognitivo, quindi il tuo demone, il tuo nemico è Smith. Ragazzi, è Smith. Quando Neo nell'ultimo film manda in crash tutto, non ha mandato in crash il sistema là fuori, ha mandato in crash il suo sistema cognitivo. Tant'è vero che Smith non è più un agente del sistema, ma se lo trova là fuori a fargli un buccio di culo che non finisce più. Perché lì, non lo so, cioè, non lo so, fino lì qualche cosa, parola la posso spendere. Dopo, non lo so, magari ci saranno anche intelligenze, no? Perché noi abbiamo un'intelligenza, ci saranno altre intelligenze che trovano comodo che l'umanità rimanga imbesuita così com'è. Però non lo so, cioè, posso fare delle ipotesi, lascio la domanda aperta, mi tengo lì la domanda, perché nel tempo più acquisisco consapevolezza e più posso iniziare a rendermi conto di più di certe cose. Ma non mi farcisco adesso la testa non sapendo e mi convinco già definito e schematizzato che ci saranno per forza. Poi chi vi chiama l'alieno che ti vuole a te perché ti ciuccia, chi te lo chiama l'arconte, e che però... ma che l'universo è predatorio, alla fine si può anche ben osservare. Ma no, ma tu quanto scrupolo ti fai a scannare una mucca? E quindi che sarà l'essere incorporeo di cui parla Castaneda? Tu è meglio che te lo do prima che te linguacchio tutto, tanto il pezzo catartico ve l'ho già passato. Capitolo 98. Troppo bello. Visti Sofia, io l'adoro. È un altro. I testi sacri, questi sono testi sacri. Cos'è un testo sacro? Un testo che è capace di dirti chi sei. Perché per te capire cosa sei, più che chi sei, cosa sei. Perché il problema nostro, la domanda è secondaria a chi sono. È più importante capire cosa sono. Io che cosa cazzo sono all'interno di tutto sto gioco? Che sono una cellula del fegato o del buco del culo? Eh sì, perché se la tua consapevolezza è bassa, all'inizio farai un po' la cellula del buco del culo. Spari un sacco di merda e vieni promossa a cellula del fegato. Capisci? È facile da capire. C'è anche una logica, non è neanche ingiusto d'altronde, da quel punto di vista. Diventa ingiusto per te perché per te questo mondo qua in realtà non esiste. A te ti piace crederti che ci sta, ma fondamentalmente sei attaccato a sta cosa, c'hai una paura fottuta di perderla e quindi hai bisogno di credere in qualcosa che ti dà la tranquillità di dire non muoio. Sì, ma che vale vivere in questa maniera qua se non cresce niente dentro? Alla fine la pianta muore lo stesso. Almeno, cazzo, come sono solo con tutti i misteri, capite? Non lo so, per dirmi nulla. Quindi, è messo già perso. Cos'è che stavo dicendo? Essere incorporeo. Ah, gli esseri incorporeo. Grazie, meno male, guarda. Ragazzi, io dopo un po' non ce la faccio più, Cioè, sto proprio tirando l'ultimo. È perché mi voglio bene e ve la do tutta, però cioè, dopo non mi fate domande troppo, eh? Ok, grazie. Quindi gli esseri incorporei che cazzo saranno? Saranno esseri come te, ma che te non vedi perché sei fasato a un sedicesimo di secondo. Che cos'è il punto d'unione dove Castaneda viene colpito da Don Juan? Magari il colpo è per creare lo scossone dentro e spostare la frequenza. Stai a un ventesimo, tu li vedi. Riesco a farvi capire come funziona. Cioè, il discorso dell'impressione ha molto a che vedere col tempo di esposizione della tua pellicola. Se io ho una macchina fotografica,
Se faccio delle foto in sequenza e il tempo di esposizione è un sedicesimo di secondo, avrò una sequenza di immagini di un certo tipo. Se aumento il tempo di esposizione, comincio a vedere delle altre cose. Faccio un esempio banale. Allora, immaginate che invece di avere un pennarello in mano, io ho un tizzone con una fiamma e comincio a roteargelo davanti agli occhi. Col tempo di esposizione che abbiamo fissato, dopo un po' noi che cosa vediamo? Un cerchio. Se riduco quel tempo, che cosa vedo? Tutte le fasi. Allora, l'essere incorporeo, se è più veloce di un sedicesimo di secondo, tu non lo vedi, però lui c'è. Sposti, lo cominci a vedere. Però c'è un problema che ti dice Don Juan, capisci anche lì? Sta attento, perché ti devi prendere il peiotino? Sei sicuro poi di saper affrontare la circostanza, la situazione alla quale ti andrai a trovare? Che ti dice Don Juan? Che se tu inizi a vedere, loro vedono. Perché loro ti vedono sempre, sei tu che non li vedi, ma quando tu li inizi a vedere, loro vedono che tu li hai visti e non sono tanto contenti che li vedi. E siccome loro hanno un dominio diverso, perché da più tempo che stanno in quel modo e quindi sanno, hanno maggior dimestichezza di te, di muoversi sempre nello stesso spazio, perché vedete, l'etere è oggettivo, la tua percezione è sempre soggettiva. Cioè, toglietevelo dalla testa. Quando Burger parla di oggettività, non si riferisce all'oggettività che pensiamo noi, si riferisce a un pensiero obiettivo che è utile a aumentare la tua consapevolezza, perché la nostra percezione sarà sempre soggettiva fin tanto che noi non avremo in mano veramente le redini dello smart e sappiamo come girare a volontà e variare il tempo di durata di un'impressione. Allora possiamo entrare e uscire dagli universi e dai mondi. Che vuol dire entrare e uscire dagli universi e dai mondi? Vuol dire in realtà soltanto cambiare il modo con cui io vedo sempre la stessa cosa. Non intendo a quel punto cognitivamente, quindi la mappa non è il territorio, ma la mappa ti serve per intendere, ma proprio da quel punto di vista obiettivamente vedo delle cose diverse perché sono entrato veramente nella centrale di controllo e quindi imparo a girare la rotellina e sintonizzarmi nel tempo, nella trasmissione che mi interessa di più in quel momento. Vuoi sapere cos'è l'occhio unico? Ma chi cazzo ve lo spiega? Mi fanno i corsi, ti mettono il cristallo, ti fanno le cose, lo apri l'occhio unico. Che vuol dire aprire l'occhio unico? Io ve lo spiego. Ma dovete capire perché, perché se c'è sempre lo stesso problema, io ve lo spiego, quindi chi cazzo sono io, Mandrake? No, sono un insegnante, lo vedete le mie fonti? Cioè, non sono l'illuminato, sono uno che studia. Come studiate voi, mette insieme e utilizza la sua intelligenza per arrivare a cogliere delle cose. Quindi, che cosa posso permettermi di dire? Io ve lo spiego perché? Perché ci ho lavorato, ci ho studiato, ho usato delle fonti e ho fatto delle deduzioni su un cognitivo, non so come dire, una conoscenza. È solo quello. E quindi, in quel senso, sì, uno può essere un po' ad esempio, come dire, cazzo, datti da fare, amico. Studia, lavora, fatti le domande, perché, che cazzo è sto occhio unico, capisci? Cioè, non può andare così com'è, perché? Perché vieni tosato, solo quello. Poi, ti piace essere tosato? Ma cazzo, ma va benissimo, non venire qua però, perché dopo non ti piace quello che ti dico. Allora poi dopo vuoi provare a mettere in discussione, e dopo discutiamo, io ti dico che non è così, e dopo dici che io voglio imporre la mia cosa. Non è che io voglio imporre, questa è la mia lezione, questo è quello che si insegna qua, non è che si insegna un'altra cosa, capisci? Poi se vogliamo un confronto è diverso, cioè, ma un confronto, come avviene un confronto? Quando tu hai sperimentato qualcosa, quindi come la persona prima di andare, che se n'è andata fuori prima di andare, ha detto io so questo e quest'altro, lo sa perché ci è arrivato per conto suo e c'è stato il confronto. Non sono d'accordo perché, bene, fammi vedere, perché magari mi interessa
quello, le cose alle quali sei arrivato. Ma non puoi cercare a me di raccontarmi stronzate cercando di basare un confronto su dei dogmi. Qual è la tua esperienza? Dov'è la tua sperimentazione? Allora, sulle prove di laboratorio, capite cosa intendo dire? Prove di laboratorio, uso delle cose, ma per capire, cioè su quel, tu sei il laboratorio, sulla tua esperienza ci confrontiamo i risultati e io capisco magari, anzi sei tu che mi aiuti a me a capire delle altre cose. Va bene. Comunque. L'occhio unico. L'occhio unico, già spiegato, basta, quante volte te lo devo spiegare? Finito. L'occhio unico è questa roba qua che vi ho detto. Quindi, ritornando al discorso della psicobiofisica, capiamo che bio è soltanto una questione perché sennò diventiamo pazzi. Però il primo principio unifenomenico dice una cosa troppo utile, cioè dice tutto ciò che esiste sono solo movimenti di etere. Quindi in realtà non c'è l'etere che urta il tuo organo di senso, che traduce questo in un flusso elettrico che viene al cervello e poi viene reinterpretato dall'anima, ma in realtà c'è solo movimento di etere. Quindi quell'etere che è il mondo esterno urta il tuo etere, la tua nuvola di etere, questa cosa produce un movimento di etere che arriva alla psiche e questa psiche lo può interpretare. Poi per comodità diciamo allora l'organo del tatto funziona così, l'organo della vista funziona così, c'è tutta questa catena e parliamo di una corrente che passa all'interno dei nervi, perché nei nervi non c'è le sensazioni e i nervi, come li possiamo osservare dal punto di vista anatomico, sono né più né meno che dei conduttori di elettricità, inteso fermo restando che abbiamo già postulato che l'elettricità altro non è che l'apparenza di un movimento d'etere. Siccome non è che ogni volta posso dire il movimento d'etere è perché sennò diventiamo scemi, allora assunto che fermo restando che l'elettricità è un'apparenza e non è altro che ulteriore movimento d'etere, passiamo a osservare il giochino e vediamo che continuamente accade questo, cioè ulti arrivano i nostri organi di senso, producono un flusso di corrente che arriva alla psiche in punti precisi e lì avviene tutta l'interpretazione. Questo è quasi una dimostrazione matematica, empirica, fisica, anatomico, di tutto quello che cazzo ti pare a te, che questa roba qui non è altro che un sofisticatissimo sistema elettronico che viene informato e a sua volta emette. Perché come faccio a muovere il braccio? C'è una frequenza, una vibrazione che l'anima fa spingendo quella parte, quella regione della sua cameretta, abbiamo sempre la stessa cameretta decagonale che dicevamo prima, dove schiaccia quel pulsante relativo a organo di moto, non un organo di moto qualsiasi, organo di moto del braccio, e quindi la vibrazione va lì, viene stimolato, viene un flusso e in quel punto c'è questa cosa. Tutto questo apparato emette ovviamente continuamente tutte le frequenze dell'anima, tutte. Ogni gesto, ogni pensiero, ogni parola che esce, ogni battito di ciglia è prodotto esclusivamente dall'anima che emette le sue frequenze. E allora capiamo perché quello con la risonanza magnetica può andare a leggere tutta la tua missione e quindi poi andare a calibrare, vedere il tuo fegato quali sono le frequenze e accorge. Allora che vuol dire questo? In termini medici, che se tu hai un problema al fegato che ti fa male o quel cazzo che è e tutto quanto, c'è una disfunzione della frequenza del fegato. Occhio raga, se abbiamo detto che c'è solo un movimento di etere, la disfunzione non è nell'anima, c'è qualcosa nell'anima che sta producendo come apparenza quella roba lì. E allora noi come la possiamo risolvere questo problema al fegato? Andiamo a
dobbiamo lavorare sull'anima. È certo, per quello che Hammer è già avanti un pezzo, messi insieme questi, non solo, già che ci siamo, che qui c'è tutto un discorso che ancora non vi ho fatto, perché belle le cose, vedi, questo qui funziona, giusto? Ma se tu gli togli la batteria non va più un cazzo. Questo per funzionare c'è bisogno di batteria. Senza batteria tu puoi avere tutte le app più belle del mondo, non va un cazzo. Ci avete mai provato? Cioè se togli la batteria, fai così, succede niente, giusto? Ecco, perfetto. Quindi il corpo ha la sua batteria, che è tutta la colonna vertebrale, tutta. E l'unità più elementare della pila, come una pila di volta, è il neurone. È fatto proprio come la pila di volta. Messi in serie produce la carica. Allora può essere che ho necessità di risintonizzare l'anima, ho necessità di dare energia perché forse lo squilibrio è dovuto perché manca energia, ma capite che tutta la medicina che andiamo a sviluppare dietro questa cosa nulla ha a che vedere con aprire e squartare la gente. Che è ancora una pratica estremamente medievale. Star Trek. Viene da ridere. Cioè questi in un cazzo di telefilm, no? Com'è che succedeva? Il tipo traumatizzato, come lo portano lì, gli passa questo e che sta facendo? Sta leggendo le missioni. Fatto quello, parte la terapia. Com'è la terapia? Energetica e sulla parte, su quell'altra parte, a risintonizzare. Allora nasce la biofrequenziale, metodi biofrequenziali, e speriamo che sia veramente la scienza del futuro. Stanno sperimentando le frontiere. Stanno sperimentando i russi. Non solo i russi, stanno sperimentando in Italia, ragazzi, c'è una società a Bergamo che produce sistemi usando metodi biofrequenziali. Ve l'ho pubblicizzato per modo di dire, ho fatto la pagina perché li ho trovati talmente interessanti dopo che ho iniziato a vedere tutte queste cose, che ho detto, cazzo, hai visto, ce l'abbiamo anche in Italia. Perché quando ho iniziato a fare i primi discorsi, le risposte sono state queste. Ah, ma ci sono già i russi che lo fanno. Bene, sono contento, non è che dico che è cagata quella dei russi. Sto dicendo, ok, ma ci stanno anche in Italia. Con quella freschezza che... E vedi, anche lì, come mai non nasce in Italia e non nasce da un'altra parte? Frequenze. Come mai diciamo che in un luogo di potere ci sono le felci e in un altro posto nasce un'altra cosa? Frequenze diverse. Una frequenza fa sì che l'apparenza diventi la felce, in un altro luogo l'apparenza fa che diventi l'ortica, che va bene anche l'ortica, perché l'ortica ci fa male, però in realtà... è un'altra delle erbe mediche importanti, serve per la circolazione. Poi dopo possiamo parlare se ho bisogno di una cosa, faccio l'impacco con quella tal cosa, però capite? Perché non puoi oggi pensi così, domani pensi cos'ha. E allora ci mettiamo in mezzo tutto il discorso bio, ma bio non è bio, che ormai è diventato tutto bio, ma è bio per arrivare piano piano un giorno a veramente superare e capire la psicofisica. La psicofisica, tutto ciò che esiste è etere e non etere, psicofisica. Per comodità introduciamo questo elemento transitorio della biologia, perché se no non ci capiamo più un cazzo. Se cominciamo a ragionare solo in termini di urti, di etere, non ci capiamo. E allora introduciamo per comodità questo, che non, a non essere che nel tempo, a furia di studiare questa cosa, diventi un dogma. Solo per quello lo porto avanti in questo senso. Nel futuro sa la Madonna, perché sa la Madonna, perché è sempre così, anche perché è proprio la Madonna che lo sa. Perché se sai bene qual è il simbolo della Madonna, sai che è l'unica che lo può sapere. Perché la Madonna rappresenta proprio queste forze speciali, particolari, che accompagnano l'umanità nel suo percorso di crescita. La Madonna è l'umanità realizzata.
quando avrà raggiunto il massimo della consapevolezza umana e potrà immergersi nel lato attivo dell'infinito, nel mare immenso della conoscenza di un Dio. Tutti gli esseri viventi sono destinati a diventare un Dio. Solo che se non fai un cazzo succede. E quindi ci sono tempi diversi di maturazione, detti cairologici, però insomma, se uno comincia a sentire che ci ha prurito, forse è arrivata l'ora sua, capisci? Perché poi l'ora tua qual è? Quando hai capito? Ragazzi, che è un'illusione, l'abbiamo capito tutti, ok? E il gioco quale sta alla fine? Se l'illusione è questa, è spegnere l'interruttore. Giusto? Chi è disposto a farlo? Nessuno! Ma non è vero, è inutile che alzi il dito, perché ognuno ha le sue cose e le sue cose in questo momento sono più importanti che spegnere l'interruttore. Ma perché è giusto? Perché quello è il primo comandamento. Pisti Sofia, che ha il primo comandamento e che si lamenta tanto del fatto che, però dice, guarda, io adesso le ho provate tutte, ti prego, riportami, ma sta parlando ovviamente con una parte di sé. Cioè, ma qual era il primo comandamento? Scendi in quell'ordine di mondo. Arriva e sperimenta l'universo. A che cosa serve? Poi oggi dovete andare a casa con questa cosa. È tutta illusione, ma sta cazzo di illusione, a cosa serve? Perché se no sei uno snob, sei uno spiritual snob del cazzo. Questo è tutta un'illusione, andate tutti a fanculo. No, caro, non funziona così. Questa è tutta un'illusione, va bene, l'abbiamo capito, ma a cosa serve, lo sai? Se no è inutile che fai lo snob, sei nella merda come gli altri, si capisce? Io? No, finito no, devo dire la verità che ci avrei ancora da massacrare un po', però dopo siete voi adesso che non ce la fate più. Sì, perché sento troppo ancora, ho visto che non agganciate più, ma è perché adesso... Simpaticotonia, vagotonia. Adesso entriamo in vagotonia. Non fare niente. Riposati. Lascia che tutto questo processi. Anche perché, vedete, io non ho fatto un cazzo. Ma ogni cosa che ho detto, almeno in ognuno, c'è stato il punto in cui gli ha fatto qualcosa. E lì avete appena decretato. Quindi aspettatevi cambiamenti, piccoli, sono scoregge, per quello bisogna imparare a osservare, però ci sono cambiamenti. Dove uno dice, puttana, se avete detto, puttana, qua è tutto da rifare, da capo, mi credevo che le cose andassero in un modo, tu guarda sto stronzo in che casino mi ha messo, io ho fatto un buon lavoro. Ok, buonanotte.